Buongiorno dalla sala conferenze dello Stadio Olimpico Grande Torino, ben ritrovati a voi che ci seguite su Torino Channel e online. Oggi conferenza stampa per presentare tre ragazzi giunti durante la sessione di calciomercato che si è conclusa il 5 ottobre scorso e sono Federico Bonazzoli, Amer Goyak e Nicola Murru. Quest'oggi la conferenza stampa non si svolge in presenza per ovvi motivi di precauzione e sicurezza per il Covid-19 e dunque porremo noi le domande dei colleghi che hanno voluto farcele pervenire. Cominciamo subito da Federico Bonazzoli, che saluto. Buongiorno Federico e buongiorno al direttore sportivo Davide Vagnati, che ci può aiutare quest'oggi a presentare questi ragazzi, a partire adesso da Federico per conoscerli un po' meglio. Prego. Buongiorno, siamo un po' in ritardo per via di, diciamo, delle soste della pausa delle nazionali e poi per quello che ovviamente è il momento del Covid che ci sta facendo rinviare un po' di situazioni. Detto questo, Federico è un ragazzo che conosco da qualche anno, visto che l'ho avuto qualche anno fa anche a Ferrara, ha delle grandissime qualità, è sempre stato un grande talento. E penso che adesso sia arrivato il momento di dimostrare, come ha già fatto nel finale della scorsa stagione, quelle che sono le sue grandissime qualità. È un ragazzo che ha grande voglia. Quando l'ho sentito mi ha dato subito la sensazione e le risposte giuste per quello che era la voglia di venire a indossare la nostra maglia. E, per fortuna, durante il mercato sono cambiate determinate situazioni e condizioni per quanto riguarda la sua possibilità di prenderlo qua a Torino e, diciamo, siamo stati bravi e lo stesso Federico è stato molto voglioso nel venire a far parte di questo progetto, quindi siamo riusciti a portarlo qua in Granata. Federico, allora se sei pronto cominciamo con le domande da parte dei colleghi. Cominciamo con la Gazzetta dello Sport, Mario Pagliara. Sei considerato da molti anni una promessa del nostro calcio, qual è l'obiettivo che ti sei posto anche in termini di gol per scrollarti di dosso questa etichetta così da dimostrare di aver compiuto un passaggio di maturità ulteriore? Ma allora innanzitutto volevo ringraziare il direttore, il presidente, il mister, chi ha reso possibile il fatto che io oggi possa essere qui. Per me è motivo di orgoglio poter vestire questa maglia e prometto che ogni minuto che sarò chiamato in causa darò meglio di me. Per quanto riguarda la tua domanda, io sinceramente quello che è il passato ho imparato a chiuderlo, ho imparato a lasciarlo da parte. Quello che è stato, tutte le etichette che mi venivano messe addosso qualche anno fa, sinceramente non ci faccio più peso e non le conto più. Ho cambiato mentalità, ho cambiato modo di pensare e penso che si debba dimostrare ogni giorno col lavoro sul campo quello che poi alla fine, diciamo, la domenica può arrivare, perché alla fine la domenica è un insieme di quello che fai durante la settimana, quindi tutte le varie etichette che mi sono state attaccate, se vogliamo dire, sinceramente non le voglio più, non le ho più, non mi piace ripensarci. Per me questo è un nuovo inizio e voglio fare bene. Passiamo ad Andrea Piva, Toro.it. Prima di accettare l'offerta del Torino hai parlato con Linette, Murru o Quagliarella? Se sì, cosa ti hanno detto del Toro e dell'ambiente Granata? Ma diciamo che con loro ci ho parlato, sì, però la mia decisione era già stata presa, perché come ho sempre detto, diciamo che mi è sempre piaciuto, diciamo, venire a giocare qui. Ho sempre trovato un ambiente, e purtroppo oggi i tifosi non possono essere presenti, però un ambiente caldo, un ambiente dove comunque si, diciamo, la passione del Torino si sente. Loro sicuramente mi hanno messo, diciamo, se c'era bisogno, ma nel mio caso non c'era bisogno, quella parolina in più. Però come ho sempre detto, come ha detto il direttore, io appena ho saputo dell'opportunità di venire qui non ci ho pensato due volte e sono contento di essere qui, ecco. Valentino Della Casa, gianlucadimarzio.com, ti chiede quanto è cambiato Giampaolo rispetto a quando ti allenava la Samp. Il mister è rimasto sempre lo stesso, anzi forse sotto certi punti di vista, visto comunque le esperienze importanti che ha fatto, è anche diventato ancora più scrupoloso e più attento ai dettagli.
Io l'ho conosciuto quando io avevo 17 anni, quindi probabilmente quello che è cambiato un po' di più in questi anni sono io. E come ho sempre detto, anche il fatto che ci sia qui il mister ha influito molto sulla mia scelta, perché non lo nego, e lui, diciamo, è stato anche lui un tassello importante, quindi l'ho ritrovato carico, voglioso, e quindi speriamo di fare bene, ecco. Continuiamo a parlare del mister con Manlio Gasparotto, Corriere della Sera, e Nicolo Muggiano, toronews.net. Giampaolo ti ha detto che ti ha visto più maturo e meno ragazzino rispetto a quando eri alla Sampdoria con lui, sei d'accordo? Assolutamente, io, come ho detto prima, quando ho avuto il mister avevo 17 anni, quindi sicuramente nella mia testa, nel mio modo di pensare, nel mio modo di lavorare e di affrontare questo lavoro sono cambiate molte cose. Le esperienze che ho fatto, che sia a Ferrara col direttore, che sia a Padova, sono tutte esperienze che mi hanno sicuramente aiutato a crescere, ma a livello di giocatore sicuramente, ma più a livello umano. Comunque ho girato tanto, ho capito che probabilmente questi treni non passano tutti i giorni, quindi quando passano vanno presi e bisogna far sì in tutti i modi di non perderli. E quindi dentro di me è scattato un qualcosa che, per far sì che questo treno non potessi perderlo, e allora, come ho detto, ad oggi sono felice di essere qui e voglio che questo sia per me un treno importante. Emanuele Pastorella, ANSA, ti chiede quali segreti stai provando a rubare a Belotti e come ti trovi a giocare con lui. Purtroppo quando sono arrivato ci ho fatto veramente pochi allenamenti e solo una partita insieme, perché lui in nazionale, io sono arrivato tardi, quindi abbiamo avuto purtroppo l'occasione di giocare insieme poco, però non penso che ci sia bisogno delle mie parole per definire l'attaccante che è, perché è sulla bocca di tutti, giustamente, perché ogni domenica riesce sempre a fare un qualcosa di straordinario. Io lo conoscevo già, ci avevo fatto un paio di convocazioni in Under 21 insieme, quindi ho un buon rapporto. Adesso speriamo col tempo di affinare anche in campo il nostro modo di giocare, e sono sicuro che con il tempo, con la voglia che abbiamo entrambi, possiamo fare bene. Elena Rossin, Torino Granata, quali obiettivi personali ti sei posto per questa stagione? Ma sinceramente in questi ultimi anni ho imparato a non pormi obiettivi, come dicevo prima sono convinto e sono fortemente focalizzato sulla settimana, perché penso che se tu fai la settimana in un certo modo e ti alleni in un certo modo, la domenica raccogli quello che fai. Quindi gli obiettivi non voglio prefissarmene, voglio solo entrare in campo, fare meglio di me, fare gol, fare qualsiasi cosa possa far bene a me e alla squadra soprattutto. Quindi obiettivi non ne ho, però sono carico e voglio di segnare, voglio di aiutare la squadra, ovviamente. Fabrizio Turco, La Repubblica, qual è la tua caratteristica che al Toro sarà vincente? Ma non mi piace darmi aggettivi o comunque commentarmi da solo, penso che questo debbano farlo gli altri, ma sinceramente non è una cosa che mi interessa più di tanto. Io, come ho detto, posso promettere di portare impegno, sacrificio, voglia ogni volta che scenderò in campo. Questo è il minimo che io posso dare a una società che comunque ha dimostrato di credere in me. E dopo questo penso che venga tutto da solo. Alla fine del lavoro sono convinto che prima o poi ripagherà tutto quello che stiamo facendo. E concludiamo con Camillo Forte, Tutto Sport. Sei in città da qualche settimana, alla luce di questa prima esperienza, cosa ti piace di più di Torino e del Toro? Purtroppo per via del Covid e di questa situazione ho potuto girare poco e non sono sinceramente un ragazzo a cui piace andare in giro. Sono molto concentrato sul calcio, quello che è il mio lavoro, quindi ci sarà modo di guardare la città, dai, di andare in giro, magari capire un po' di più di Torino. Per quanto riguarda il Toro, come ho detto, ho avuto un impatto importante, è una società, una realtà che comunque non ha bisogno di essere diciamo, presentata da me, ma quello che mi ha trasmesso, posso dire, è un grande senso di appartenenza, è un gruppo di ragazzi che veramente hanno voglia di lavorare e di fare bene. E come ho detto, solo col lavoro possiamo farcela. Grazie mille Federico, allora, grazie, buon lavoro. Grazie.